Mentre facevo una missione e l'altra, sono andato a salvare, o meglio, a trovare i due gemellini qua. E mi hanno chiesto di andare a trovare Mr. Vulcan. Mi hanno dato un radar, devo andarlo a cercare. Ho preso un'altra arma arancione e ci ho fatto le cose. Ci ho fatto il dado della tigre rampante e ho scoperto in realtà che quest'arma non ha modifiche. Cioè io ho messo la modifica falce tossica, un po' per l'emorragia, un po' la tossicità, ma vabbè, quello è in più. E funzionano entrambe. È fantastico. Mettiamo giù la roba inutile intanto. Ah, ho fatto anche il martello HTU con un'altra modifica e non sono sicuro se tenerlo o meno, perché è utile per togliersi di mezzo tanti zombie di torno, però le armi a due mani in questo gioco sono molto lente, quindi non sono sicuro se voglio tenerla. Allora, il dao della tigre non è male, perché più la usiamo più aumenta il danno. Come sempre, la grande pecca di questo gioco è la durevolezza delle armi, quindi la teniamo comunque da parte. Finiamo di utilizzare lo strappacarne blu e la spada del ruffiano, che a sto punto sono indeciso se usarla o buttarla via, tanto gli mancano due riparazioni. E al posto suo usare la spada della Vulcan, che è la più debole di tutte le armi che abbiamo. Oh, grazie, siamo saliti di livello, ora sei un discepolo. Prendi, è per te, potrebbe servire. Beh, può essere. Il dio del sole arriverà presto. Sei il genere di alunno che supera il maestro Kyle. Addirittura. Non ci sono molti neanche tra noi quelli che si sarebbero sacrificati quanto te. Te ne siamo grati. Di nulla. Lo faccio solo per il bene superiore. Tanto tra 5 minuti mi richiamano, mi diranno: guarda, bisogna fare questa cosa. La madre ti benedirà per ciò che stai facendo, fratello. Ovvero? Hai rischiato la vita per la salvezza della nostra gente. Lo so. Hai guadagnato il diritto di considerarti un senza volto. Addirittura. Morti? Fantastico. Scopri cos'è successo ad Attilla. Va bene, sicuramente è morto. Vabbè. Chi scommette che è morto? No, per me è ancora in circolazione. No, per me è morto. No, una cosa è sicuramente certa. Per me è morto. Mi sa che mi riguardo la YouTube poop di Harry Potter. Attilla? Ecco. Caro Kyle, anche se alla fine la verità verrà fuori, il mio gesto fornirà una risposta più esauriente alle domande della madre di qualsiasi ricerca su cui avrei potuto perdere tempo a lavorare. Sai, essendo un etnografo famoso, venni ad Arran su invito della moglie del colonnello del posto. Il colonnello, la madre, erano parole pronunciate con estremo rispetto da queste parti. Ma per me, dopo qualche tempo, loro divennero semplicemente Amir e Yasmin. Un matrimonio felice, se ce ne fu mai uno. E quando si scatenò l'inferno, restai perché fu lui a chiedermelo. Ero qui quando tornò per far scappare lei. Dovetti assistere mentre veniva morso. E quando mi chiese di rimanere, lo feci e basta. Pensavo che mi avrebbe pregato di mettere fine alle sue sofferenze, ma mi sbagliavo. Mi diede qualcosa da consegnare a sua moglie. E solo se non avessi avuto dubbi sul suo stato mentale dopo quella tragedia. Sono felice che l'hanno doppiata questa parte. Ma non l'ho più incontrata. Mi sono sentito rifiutato, abbandonato. E adesso che sto per morire, non posso mantenere la mia promessa. Lei insiste ancora nel non vedermi. Ma tu... tu sei diverso, Kyle. Tu puoi vederla. Non ho altra scelta, Kyle. Devo lasciare a te l'incarico che mi diede il colonnello. Sono sicuro che, quando arriverà il momento, prenderai la decisione giusta. Ricorda questo codice, per favore. 25198603. Chiedo scusa se ti ho fatto del male e ti supplico di perdonarmi. Ok. Ok, l'altra volta io pensavo che era la tessera ciò che serviva per attivare la bomba. Forse è questo il codice. Forse servono entrambe.
Chissà dove è andato. Forse, e ripeto forse, è andato giù in cantina. Ovviamente. Beh, però aspetta. Ah, si è ammazzato. No, non si è ammazzato. Ha eseguito un rituale. Si è accoltellato con la maschera. Che cazzo hai combinato? Ehi, qui Kyle Crane. Sono a casa di Attilla. Quali sono le condizioni di Attilla, Crane? Non lo so. Si è tagliato la gola. Ha indossato la maschera e si è suicidato. Maschera? Quale maschera? Un'antica maschera rossa che ho trovato nel Tempio del Sole. Ah, quel vecchio pazzo ti ha usato, Crane. Cosa? Perché? Per trovare la maschera. Sappiamo tutto, non era quello il suo incarico, Crane. Attilla era molto malato. Il cancro gli stava divorando il cervello. Deve essersi convinto che se avesse indossato la maschera e si fosse tagliato la gola, il dio del sole si sarebbe manifestato impossessandosi del suo corpo. Non ha funzionato. Ma perché? Perché avrebbe creduto una cosa del genere? Ed egli attraverserà i cancelli della morte per portare nuova vita. Attilla l'ha interpretato come un suicidio. Un errore che gli ha costato la vita. Si vede. Prendi la maschera e cerca di trovare il libro che Attilla stava scrivendo per noi. Portali a Jasir, noi ci occuperemo del resto. Ai ai, povero vecchio. E nonostante tutto, credo sia stato uno dei personaggi migliori di The Following fino ad ora. Ecco qua il libro. Andiamo, torniamo a casa. Oh, Jasir, da quanto tempo. Ti prego, Jasir, non farmi domande. Porta solo questa roba agli accoliti non appena puoi. È importante per la madre, lo so. Me l'hanno già detto. Gli dirò che ce l'ho. Bravo, Jasir. D'accordo, andiamoci a fare una dormita, che così in teoria passa il tempo e loro ci chiamano, giusto? Ma qui c'era un progetto da tutto sto tempo. Vabbè. E niente, probabilmente adesso dobbiamo andarci a fare un giro fino a che qualcuno non ci chiama. Kyle. Ecco, appunto. Abbiamo ricevuto delle informazioni su un gruppo che corrisponde alla tua descrizione. Hanno occupato il granaio. D'accordo. Questi banditi probabilmente tengono là il nostro fratello smarrito Orkan e qualsiasi cosa abbiano preso dalla caverna. Controllerò. Sappiamo che è rischioso, ma potrebbe essere l'ultima occasione di trovare quello che cerchiamo. Dunque, dove si trova? Alla fine del tunnel. Vabbè, è un po' in fondo, ma ci arriviamo, come al solito. Eccoci arrivati. Preso. Dunque, uomini di Raiss. Bella madonna. Dicevo, uomini di Raiss. Buongiorno. No, non lo prenderò mai, vero? Eccoci qua. Se solo si arrampicasse, Crane. Missioncina stealth, arco contro fucili. Preso. Il vero virus di Arran. Bella questa. Qualcuno ha fatto fuori la guardia, chissà chi era. Mi piace un po' la Rambo. Eccoli. Noi con l'arco, loro con tutto l'armamentario possibile. Preso. Mi piace sta stronzata. E qua dentro che cosa abbiamo? Falcetto, come al solito. Oh wow, un coltello blu. Aspetta. No, no, non andare di là, dai, vieni fuori. Per favore. Ah, eccolo, ma neanche a farlo apposta. Cioè, neanche a farlo apposta, ci siamo già trovati il nemico di sta zona. Dai, volevo fare una cosa fighissima. No, volevo buttarlo di sotto. Vabbè, ha funzionato lo stesso, dai. Non è come volevo farlo io, ma ha funzionato. Dai, vieni fuori. Preso. Eccoti là. Preso. Robin Hood. Sì, vabbè. D'accordo, basta cazzeggiare. Dove vi siete nascosti? Ah, eccolo lì. Ma stai buono. Preso in pieno. Ce n'è uno anche sotto. Mi sa anche più di uno, eh. Eccoli là, infatti. Preso. Ecco qua. Vai via anche tu. Finiti? Ce n'è ancora due. Ma mi sa che in realtà continuano a spawnare. La cosa buona è che mi ricarico le munizioni praticamente gratis. Dunque, dato che sappiamo già dove si trova la nostra vittima. Ehi,
Tutto a posto? Direi proprio di no. Ah, ma Dio mio, ma gli hanno messo i chiodi in faccia! Orcan. Dai. Sei tu? Sì, sono qui per aiutarti. No. Ascolta. Ci stavano seguendo. Volevano la cura. Non sapevano come aprire. Così. Hanno chiesto della madre. Poraccio questo. Non ho detto niente. Bravissimo. Non parlare, risparmia le forze. Tanto muore via. Adesso. Farò. Ed è andato. Non mollare. Dannazione. Bravo. Fedele fino alla fine. Sono Crane. I banditi erano davvero nel granaio. E c'era anche Orcan. Lo hanno catturato e torturato. C'era. Possa il Dio del Sole accettare la sua anima. Ha rivelato loro qualcosa? Non lo so. Ha detto di non averlo fatto. Ha cercato di dirmi qualcosa sulla cura. Forse non sapevano come aprirla? Quindi ne rimane un po', anche se ne hanno versata parecchia su quel campo. Hai idea di dove potrebbero essere andati? Orcan ha parlato del faro. Andrò a dare un'occhiata. Grazie, fratello. Se trovi quelle fiale, mandaci subito un segnale. Le porterai subito alla madre. Raggiungi il faro. Vabbè. Sì che ti sento, Lena. Lena, chi ricevo? Parla pure. Kyle, riesci a sentirmi? Sì, ti sento. Kyle, ti prego, se mi sento, devi spiegarti. Stiamo per perdere un altro piano. Lena! Sì. Vabbè. Sono quasi. Tanto metto sulle mie spalle tutto il peso del mondo, quindi... Vabbè, dai, almeno siamo arrivati al faro. Almeno quello ce l'abbiamo fatta. Non mi ricordo più che altro... Sì, l'abbiamo fatta la missione vicino al faro, vero? Di trovare l'arma qua sotto. Tanto ormai siamo alla fine. Siamo ormai arrivati alla fine. Se Elena ci dice di sbrigarci e tutto il resto, vuol dire che non manca molto alla fine di questo DLC. Ah, una casa. Sai cosa mi è piaciuto di questo DLC? Che i notturni non fossero la parte fondamentale di tutta la storia. E visto che siamo arrivati praticamente alla fine, direi di usare le nostre armi più forti. Te, tutto arancione. Non so se siamo alla fine, non so... Boh, però una cosa è certa. Dobbiamo salire di sopra. C'è un modo per entrare? No, mi sa che ci possiamo solo arrampicare. Assassin's Creed 2 style. Eccoci qua. Finestra aperta. C'è per caso... No? Che tristezza. Potevano mettere... È talmente inutile il fondo che c'è anche un pezzo di erba che esce. Dicevo, potevano metterla almeno, non lo so, una cesta. Allora, secondo... Ah, è chiuso. Dobbiamo salire ancora, vero? Dobbiamo trovare una finestra aperta agli ultimi piani. Eccoci qua. No? Crane, giù. Devi entrare dentro sta finestra, vabbè. Ecco fatto. Guarda te se devo usare sti mezzi per riuscire a entrare. Allora, qui c'è una porta e qui c'è una porta chiusa. Stai per accedere all'epilogo di The Following. Ah, si svolge in modalità giocatore singolo. Quando avrai terminato e caricato l'ultimo salvataggio. D'accordo. Andiamo alla fine di questo gioco. Ulla, cazzo fai? Lavorava per Raiz, quindi. Sì, sono io. Lasciami fare, forza. Sei stato tu. Collabori con i banditi di Raiz. Dov'è, brutto figlio di puttana? Dov'è la cura? Cosa? Sei pazzo? Non prendermi per il culo, Khan. Dov'è? Amico, io vivo qui e basta. Non so un cazzo di questi banditi. No, ci sei. Pronto, mi senti? Chi parla? Ciao, sono lo stronzo. Non serve, amico. Tieni d'occhio il balcone. No. Ascolta, lo so che ho fatto una cazzata enorme, ma mi hanno obbligato. Non ho avuto scelta. Il gruppo di Akan. Dove stanno andando? Dimmelo. Alla diga. Il sacerdote ha detto che l'entrata è nella diga. Ti prego. Non te ho finito, bastardo. Nulla! Oh merda! Prendetelo! Andate subito!
Ciao Khan. Vacca miseria. Ti stava pure simpatico magari. Prendi le fiale. Dove sono? Calmo, calmo. Ecco qua. Ce n'è un altro anche di là, eh. Ci credo che era vuoto sto faro. Volevano farlo saltare in aria. Eccole qua. Allora, visto quanta gente c'è, il mitra lo lasciamo da parte. Usiamo direttamente il fucile. Ah, eccolo qua, Khan. Prendi la cura. Ecco fatto. Mi mancavano i banditi di Raiz. In realtà no. Sono quelle cose che uno dice giusto per... perché deve. Oh, finalmente. Spero che siano finiti. Ah, povero cane. Wow, tre fialette. Un po' poche. Un po' pochine. No. Sono Crane, mi ricevete? Le fiale sono andate. Ne ho salvate poche. E gli uomini di Raiz stanno venendo da voi. Mi sentite? Crane, fa in fretta. Pronto. Merda. Devo muovermi. Sì. Raggiungi l'entrata della diga. No, ti prego, non dirmi che ha tempo. 5 minuti. Oh, fuck. Cazzo, i lanciarazzi. Ah, ok, speravo di averlo preso. Vai, vai, vai. Allora, calmi un attimo. Che giro dobbiamo fare? Tutto il giro lungo. Ok, se prendiamo tutta la strada per lungo, ce la facciamo. Addio gli ammortizzatori. Salto. Eccoci qua. Altro salto in arrivo. Vacca miseria. Un po' eccessivo. Sto per finire la benzina. Cavolo. Devo scendere e rifornirmi immediatamente. Però prima la facciamo scendere ancora. Ah, ma guarda che culo, c'era pure il benzinaio. Aiuto! Gokan, aiuto! Non ti posso aiutare, mi dispiace. Aiuto! C'è qualcuno! No, no, mi dispiace. Ragazzo, che sta succedendo? Mi aiuti, signori! Sono caduto in una buca e i miei fratelli sono scappati. Dove sono i tuoi genitori? Mi spiace, devi morire. Dove ti trovi? In un magazzino vicino alla diga. Puoi aiutarmi? No, non posso, mi spiace. Vieni duro. Mi spiace, dovrei morire. Mi spiace. Il ragazzo della radio, quanto ci manca? Poco, siamo quasi arrivati, forza. Che casino che sta succedendo. Eccoci qua. Addio. Dai che ci siamo. Abbiamo 2 minuti. Trova la madre. Buona fortuna. Entra nella diga. Allora, trova la madre. Ah, siamo... non posso neanche accendere la luce. Oh, porca puttana. Ehi. Ovviamente è tutto chiuso. C'è nessuno? Fratello. Più combattimenti, più morti. Non posso permettere che accada di nuovo. Non posso. Ma sei tu? Dove sono i senza voce? Che mi sta accadendo? Perché sento la tua voce nella mia testa? I figli del sole, Kael, non erano nulla prima dell'epidemia. Solo una tradizione caduta. Aspetta. La fede di un mondo. Scusami, madre, stavo prendendo la bomba. Ah, certo, ecco perché non possiamo fare nulla. Perché adesso c'è il gas in giro, siamo sotto la sua influenza. Non posso correre, non posso fare nulla. Almeno curarmi riusciamo, dai, almeno quello. Allora, sono stanca. Ho mantenuto
questo nome per troppo tempo. La madre. Non significava nulla, finché non è diventato tutto troppo reale. Eh beh, certo. Pensavo che mi rispettassero perché ero la moglie del colonnello. La nostra era una vita tranquilla e piacevole. Però... quando l'epidemia scoppiò, mio marito venne per portarmi via. Non potevo fare nulla contro quell'orda. Ci morsero. E lui morì in un bagno di sangue, tra le mie braccia. Sto notando che a tutti gli manca la testa. Mi diede il suo porta sigarette e mi implorò di scappare. Non voleva farmi del male. I fedeli mi trascinarono via. Erano venuti per la loro madre. Certo. Oh, cure. Fanno sempre comodo. Morte vertiginosa, G, Dao e mannaia di recupero. Strappacarne al posto del G. Lo strappacarne, ormai abbiamo imparato, è la migliore delle armi. Mi ci volle un po' per ricordare che mio marito non fumava. Guardai nel portasigarette. Conteneva una mappa, una chiave e un foglietto con dei numeri. I miei indizi ci portarono qui. Cosa sono? Quelli in salute tentarono di riattivare la corrente elettrica. Ah, è un ricordo! Andarono a cercare delle medicine. Ovviamente. Uverdam, comunque. Se mai... un contenitore chiuso a chiave. Capimmo che i numeri sul foglietto erano un codice. All'interno c'erano delle strane fiale. Gli altri mi guardarono. Eccoli là. Le fiale potevano contenere una cura, ma anche un veleno. Iniziai a sentire i sintomi della crisi. Stavo per trasformarmi. E mi domandai perché mio marito mi avrebbe condotta lì. Lo amavo. Mi fidai di lui. E l'ha bevuta. Ricordo un sapore. Aspro. Amaro come il sangue. E forse era sangue. Certo. Stavo dicendo, se mai andassi in America, un piccolo salto a Uverdam nella vita reale vorrei farlo. Che d'altronde non è lontanissimo da New Vegas, da Las Vegas. Ok, ci siamo. La fine di Dying Light, The Following. Era necessario questo DLC per completare Dying Light? In teoria a me ad ora sembra un più. Che poi unisce col secondo capitolo, probabilmente. Ciao! Mi svegliai, laggiù, circondata dai resti delle persone che avevano creduto in me. Era stata la luce. Qualcuno era riuscito a riattivare l'energia elettrica e la luce mi aveva riportata in vita. Lo sapevo! Lo capisci? Respirare i vapori è una cosa, ma bere il liquido è un'esperienza del tutto diversa. Nella luce, nel sole, posso ancora disporre della mia mente. Non hai idea di quanto amore ci sia dentro di me. È un notturno che resiste alla luce. La mia nuova natura prende il sopravvento. Irrazione, l'età. Nelle tenebre. Ho dilaniato i miei figli con imperata preemenza. Ma ho giurato a me stessa che sarei diventata quella madre che meritavano. Poi sei arrivato tu, Kyle. E tutto mi conferma che tu sei colui che stavo aspettando. È nella profezia, Kyle. E un uomo verrà, il quale, mediante il sacrificio supremo, sì, o mi devo sacrificare io o tu, bella. Io non ci conto a morire. E il Dio del Sole si rivelerà attraverso di lui. E sempre attraverso di lui parlerà. Mi serve soltanto quella medicina per i miei amici. Guardami negli occhi. Non esiste nessuna medicina. Vuoi che gli esseri umani diventino come me? No. Ascoltami. Bella evoluzione, vero? Anime e menti intrappolate in un legame telepatico. Che ironia, vero? Guardami, e quando caleranno le tenebre, che accadrà? Più morti? Più uccisioni? Potrai proteggere te stesso dagli altri.
ma chi proteggerà gli altri da te? Ma non dobbiamo bere per forza, il solo vapore... Non importa, ascolta e basta. Hai respirato il vapore. Ci vorrà più tempo, ma ti stai già trasformando come me. Cacchio! No, aspetta, senti. L'esercito ha sviluppato un sistema di emergenza per questo esperimento. L'intera regione può essere bonificata. La domanda è... Sei pronto a sacrificare migliaia di vite, Kyle? Compresa la tua. A sto punto, l'unica via di uscita è il sacrificio. Maledizione, va bene, ti ascolto. Non voglio essere coinvolto in tutto questo. Lasciami solo prendere le fiale e andare via. Ok. Cacchio. Tu cosa sceglieresti? Di' la verità. Uccideresti tutti tu, lo so. Bello tu, bello tu. Entrambe le decisioni sono terribili. Ma abbiamo iniziato questo DLC con la promessa di salvare tutti. Continuiamo con quella. Ah, tu sei fuori. Non sarò il tuo dio del sole. Non mi interessano queste stronzate. Voglio solo prendere le fiale e andare. Lo vedrai con i miei occhi. Lo capirai. Che narcisista. Tu, il dio del sole? Ti farò vedere chi sei re. No, no, maledizione. Fottuta mostra. Non sono più umano, ma sono colma d'amore per l'umanità. Un amore a cui vuoi sottrarti. E saprai che un amore respinto diventa rabbia. Una rabbia di cui sarai responsabile, Kyle Crane. La pagherai per tutti quelli che non ho salvato. Ah, che male. Forza, bella. Vieni e combatti, allora. Dai, Kyle. È il tuo ultimo combattimento, questo. Non posso accendere la luce? Hai preso la decisione giusta? Non lo so. I lavori sono forti, vero? Penetrano nella pelle, nelle ossa, nel cervello. Oh, aspetta. Sento i tuoi pensieri, Kyle. La tua paura. Sei finito, non puoi usare il rampino. Vengo da te. Forza, bella, allora. Che spreco è noi. Dove sei? Non riuscirai a sopravvivere. Ne sei sicura? Io sto fermo in un unico punto. Forza, bella, vieni. Mi chiedo se sia tutta illusione o no. Arrivato a questo punto, non ho modo di saperlo. Curati però. Wow, 5 colpi di già? Che sta succedendo? Sta succedendo! No, no! Più velocemente di quanto credessi. Ci stiamo trasformando, vero? Sta succedendo! Lo vedrai. Dai, bella!
Vieni! Madonna mia, ti devasto! Ti devasto l'esistenza! Dove sei? Oh no, ha schivato il mio colpo! Madonna mia, ti devasto! Ah, cazzotti, cretina! Ti prendo calci nel culo! Allora, non mi aspettavo la battaglia finale a suon di cazzottoni, però non mi dispiace. Allora, attento, attento. Ma posso fare un attacco caricato? Sì che posso. Porca troia, che manata. Allora, aspetta, dobbiamo ricaricarci. Wow, la stronza grida. Allora, dobbiamo fare molta più attenzione in questa fase. Dai, facciamola caricare a lei. Facciamola avvicinare, vieni. Ogni tanto un calcetto e via. Minchia. Arrivato a un certo punto però non vedo. Troppo buio. Aspetta. Ah, non posso accedere. È certo che non posso accedere. Fammi andare nelle abilità. Riesco a resettarmi, certo che posso. Tutto il resto, salute e rigenerazione. Ecco fatto. 230, non è molto. Però. Meglio che nulla. Smettila di gridare. Oh. Ecco qua. Che a parte questa zona non mi sembra che abbiamo mai fatto a botte a mano, no? Dai, bella. Madonna, metti. Smettila di gridare. Oh oh. Spaccale la faccia, forza. Non puoi più nulla. Scappa. Dai, caricami la vita. Via da qui. Via da qua. Via, 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 via. Non è uno scontro difficile. Il problema è che è fatto praticamente a step. Cioè, tu devi fartela apposta. Che tu abbia più vita, che ne abbia di meno, che fai più danno, che meno.
in teoria secondo me rimane sempre uguale. Il problema è che devo ricaricarmi la vita. Ecco qua. No, 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 no. Torna su. E addio la madre. Oh, finalmente. Maledizione. Ne sei sicura? Crack te. La Madonna. Siamo stati noi o è stata lei? Prima ammazzerò te, brutta stronza. E salverò i miei amici mentre tu marcirai all'inferno. Perché è così brutta la... Il video è orribile. Cioè, capisco che è pre-renderizzato, però... Dai. Non puoi cambiare nulla, Kyle. Cosa? Che mi succede? Lo vedrai con i tuoi occhi. Dove siamo? Io ti ho ammazzato. Ti ho ammazzato, cazzo! È un veleno. L'abbiamo capito. Non è un veleno, è una cura. Lena. Lena, ho la medicina, sto tornando. Potremmo aiutare tutti quanti. Immagino. A Camden, che ora avrà tutto il tempo del mondo. No, digli che abbiamo una nuova speranza. Una migliore. Ho visto Jade, cavolo. Dove mi trovo? Non siamo ad Arran. Ovvia, si va a casa. Cosa? Che sta succedendo? Oh! Cazzo! Ma... pensiero finale, che lui sia diventato davvero un notturno, sia impazzito? È difficile da dire entrambe le cose. Sicuramente la seconda scelta, quella di fare il sacrificio, era più ragionevole, più semplice addirittura. Però in entrambi i casi abbiamo condannato tutti. Non è detto però che sia veramente morto. Cioè, non è detto che... potrebbe essere come la madre, quindi un notturno senziente. Potrebbe essere impazzito. Potrebbe essere un notturno che resiste alla luce del sole. Potrebbe in realtà essere solo allucinato. In ogni caso, abbiamo finito Dying Light, The Following. Signori, che dire, che dire. Avevo questo gioco nella mia lista da molto tempo. E appena abbiamo finito Dead Island 2, ho pensato che fosse il momento adatto per giocarlo. Lo ripeto, i giochi... comunque horror non sono il mio genere. Dead Island 2 e Dead Island fanno un'eccezione perché sono molto cacciaroni, un po' come Dead Rising. Questo va preso totalmente sul serio invece, con delle meccaniche comunque fatte benissimo. Il parkour adoro, ma penso che passerà un bel po' di tempo prima che rigiochi un altro gioco di zombie serio. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo a una prossima serie. Che bello. Ciao a tutti.